L'idea è di istituzio istituzionalizzare una delega alla, alla tutela del patrimonio architettonico, quindi del nostro patrimonio UNESCO, affinché ci sia un dialogo tra la provincia e gli organi preposti, in particolare ICOMOS e quindi anche l'UNESCO. Per eh, valorizzare il patrimonio, salvaguardarlo il più possibile e investire dal punto di vista culturale e turistico. Una nuova delega in capo, probabilmente allo stesso presidente della provincia, per progettare un nuovo ed efficiente percorso turistico che valorizzi le ville palladiane sul modello francese dei Castelli sulla Loira, in occasione del 25 anniversario dell'iscrizione nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO delle ville di Andrea Palladio. Il bilancio è indubbiamente positivo, nel senso che. Abbiamo avuto più visitatori di quanti ne avessimo 25 anni fa, 20, 15, 10, quindi è un risultato che è in linea. Questo non significa che abbiamo ottenuto tutto quello che pensavamo di ottenere. L'UNESCO non toglierà mai Venezia, ma magari noi se la gestione del piano non è sufficiente, con la scusa della nuova caserma degli americani, della tangenziale cioè di temi che secondo me hanno poco a che fare con l'interesse per l'UNESCO, credo sia importante darsi da fare. Tra le proposte lanciate, anche quella di riportare al santuario di Santa Corona il monumento funebre del prestigioso architetto, ora ospitato al cimitero monumentale. Pensi eh, ad avere la tomba di Andrea Palladio a Santa Corona, la città di Vicenza che è patrimonio dell'UNESCO, col teatro olimpico vicino, le ville di Andrea Palladio nella provincia, quale tour culturale e turistico si può creare. Raccolgo questa idea della già presidente della provincia, Manuela Dallago, di spostare la tomba del Palladio, del cimitero, a dove era Santa Corona, quindi un'idea che potrebbe essere anche interessante per dare anche lustro al nostro architetto.